Buongiorno a tutti ragazzi, siamo nella giornata importante perché andrà di scena la partitissima, i quarti di finale tra Brescia Calcio Femminile e Juventus a Vinovo per quanto riguarda la Coppa Italia Femminile, ma come dice appunto il titolo, la Juventus Women vince il primo torneo, perché ha vinto il campionato il girone piemontese, ma il primo torneo vince la Girls Cup, terza edizione di un torneo che sta prendendo piede, che si disputa ad Alba, provincia di Cuneo, organizza l'Area Calcio, è un torneo da 8 squadre. Praticamente le squadre partecipanti al torneo femminile primavera, categoria primavera, quello vinto appunto dalla Juventus, sono state l'Area Calcio, CIT Turin, Genoa Cricket and Football Club, la versione femminile del Genoa, appunto, la femminile Juventus, cioè non la Juventus quella che conosciamo, ma la Juventus non ufficiale, il Genoa, dunque questo è il girone A, mentre il girone B era formato dalla Juventus Football Club, cioè la Juventus Women, la femminile Torino, il Vado Football Club e il Genoa Cricket Football, il Genoa Calcio Femminile Genova 1999, che è il calcio, è un po' come la Juventus femminile, la femminile Torino, cioè non è ufficiale. Detto questo, la Juventus ha battuto bene sia il Torino che il Vado che il Genoa femminile, qualificandosi per la finale dove ha strapazzato il Genoa Cricket e Football Club, cioè il Genoa ufficiale. Quindi finale tra 2 squadre ufficiali, si è giocato allo stadio Augusto Manzo, la Juventus ha giocato tutte le partite lì. Nel girone A si sono giocate a Renzo Saietti, sempre di Alba, e le finali appunto sempre all'Augusto Manzo. È stato un bel successo di pubblico perché ho visto le foto più che altro e ce n'era di gente, quindi devo essere sincero, è stato un bel torneo per le squadre primavera e soprattutto sono contento che la squadra primavera vinca un trofeo che sicuramente era sentito per quanto mi riguarda, almeno non per quanto mi riguarda me, ma per quello che so, anche perché intanto ci sono squadre che nella categoria primavera hanno sempre fatto bene. Parlo della femminile Juventus Torino e il Torino femminile, sono squadre comunque con una certa storia. E poi anche perché comunque la Juventus Primavera aveva partecipato sia un triangolare, ma non aveva ancora vinto un torneo vero e proprio, questo è il primo. Ricordiamo che il campionato ancora attualmente è fermo, la Juventus si è qualificata per la fase finale, ma ancora non si sa le date ben precise di quando comincerà. Detto questo, insomma, direi che anche la Primavera della Juve sta facendo molto bene, la Juventus Women, perché ha dominato il girone ed è adesso alla fase finale. Adesso staremo a vedere. Ripeto, adesso stiamo a vedere il momento più difficile sarà quando inizierà la fase nazionale, dove ci saranno squadre veramente toste tipo la RS Roma. E niente, ragazzi, a me non resta che salutarvi. Oggi è una giornata abbastanza impegnativa per i video perché ne farò almeno altri due, compreso stamattina, arriverò credo a 4 video oggi, quindi assolutamente direi che è una giornata abbastanza lavorativa. Quindi io vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento nel prossimo video per il calcio femminile. Tra l'altro, l'appuntamento è solo spostato tra un paio d'ore quando finirà Juventus Brescia. Ciao!